Hey, it's me, Mario! Ah no, com'è che inizio di solito? Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video! Oggi ci troviamo nel PolyD Lab, il nostro laboratorio di stampa 3D MJF, per raccontare di come abbiamo deciso di affrontare una sfida tanto interessante quanto complicata, ovvero quella di stampare il famosissimo cartel di Super Mario in scala 1 ad 1 ed in meno di sole 3 settimane. Beh, lo devo ammettere, io sono da sempre un grande fan di tutto quello che è il mondo Nintendo e quindi ero molto entusiasta di prendere parte a questa sfida. E siccome anche di stampa 3D, diciamo, me Nintendo, capito la battuta? Ero consapevole di quanto poco tempo ci fosse a disposizione e di quanto lavoro ci sarebbe stato da fare. Ma come sempre, prima di partire vi chiedo di metterci un like a questo video e di iscrivervi al canale, perché per voi è un piccolo gesto ma a noi ci aiuterebbe tanto a portare sempre nuovi contenuti e a diffondere il verbo della stampa 3D. Quindi grazie mille e sigla! E bentornati qui nel PolyD Lab. Come dicevo poco fa, la sfida consisteva nel produrre il kart di Super Mario in scala 1 ad 1 ed in sole 3 settimane. Questo kart doveva essere appunto presentato in una delle fiere tematiche più importanti del settore, ovvero il ROMIX 2023, con lo scopo proprio di promuovere il film di Super Mario che sarebbe uscito ad inizio aprile. Tra l'altro io l'ho visto con mio figlio e ve lo straconsiglio perché è davvero carinissimo. Ma tornando a noi, passata l'euforia iniziale, abbiamo subito incominciato a pensare come affrontare al meglio questa sfida e quale miglior punto di partenza se non l'analisi del file. La criticità che inizialmente è saltata subito all'occhio è che all'interno dei file non erano previste giunzioni, fissaggi o incastri che avrebbero reso fattibile e comodo l'assemblaggio dei vari componenti, per cui i nostri tecnici hanno dovuto mettere mano ai file. Ma il problema qual era? Tic, tac, tic. Tac, il tempo aveva già iniziato a scorrere e, come direbbe il protagonista del film, mamma mia! Successivamente abbiamo affrontato la problematica legata alla dimensione. Il kart, pensate, è di dimensioni 2,3 x 1,6 metri, quindi alcuni dei suoi componenti eccedevano ovviamente l'area di stampa 3D, che vi ricordiamo è di 38 x 28 x 38 cm. Quindi, come abbiamo risolto questo problema? Anche in questo caso i nostri tecnici hanno dovuto mettere mano ai file per frazionare i pezzi più grandi, nonostante il tempo fosse già davvero stringente. Siamo quindi passati al telaio. Questo telaio doveva essere in grado di sostenere tutta la struttura e sopportare sollecitazioni continue, perché il fine del kart non era solo quello estetico, ma era anche quello di far provare ai fans l'emozione di sedersi sul seggiolino e di scattarsi una foto ricordo. Per questa parte ci siamo rivolti ad un'officina meccanica che fosse in grado di realizzare un telaio in acciaio, partendo solamente, pensate, da una stampa in piano. Ecco qui qualche spezzone di video della produzione del telaio e di alcuni componenti. Un'ulteriore difficoltà è stata quella di reperire poi sul mercato dei componenti che non fossero riproducibili con la stampa 3D o che comunque non avrebbero reso giustizia al progetto originale, come ad esempio il volante e le cinghie. Ma per fortuna su internet si trova davvero di tutto. Pensate, si trovano anche dei service online di stampa 3D MJF. Incredibile. E comunque, dopo un po' di ricerca, abbiamo trovato quello che faceva il caso nostro. Come vi dicevo poco fa, i componenti più grandi, come per esempio la carena, sono stati stampati a blocchi e poi ricomposti, e dunque necessitavano anche di un lavoro di levigatura, stuccatura e verniciatura di fondo, proprio per eliminare completamente tutte le giunture. Altro tempo ed altre energie impiegate, ma il tempo era quasi terminato. Il kart infatti doveva essere uguale in tutto e per tutto e tutta la verniciatura a pantone è stata eseguita in camera a polverosità controllata proprio per evitare colature, imperfezioni o sbavature che avrebbero poi potuto compromettere il risultato finale. Il processo che abbiamo utilizzato è lo stesso che viene utilizzato anche nel settore automotive. Ma ora, siete curiosi di vedere come è venuto l'assemblaggio? Via col timelapse! Let's go! We'll be right back.
Ed ecco il kart in tutto il suo splendore. Come vi sembra? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Per noi è stato davvero davvero un onore poter raccogliere questa sfida ed è stato ancora più soddisfacente essere riusciti ad ultimarla entro le tempistiche richieste, che erano molto strette. Quindi non mi rimane che fare davvero tutti i miei complimenti al team del PolidiLab.